Prima lezione. Per iniziare a suonare questo piccolo brano di 8 battute, dobbiamo vedere alcune cose. Prima di tutto la posizione delle mani. I nostri 2 pollici devono stare insieme sopra al do centrale e le altre dita occupano ciascuna un tasto, cioè una nota. Le note che ci servono in questa prima pagina sono soltanto 3. Si, Do centrale e il Re. Sul Si deve stare il dito numero 2 della mano sinistra, sul Re deve stare il dito numero 2 della mano destra e sul Do appunto i 2 pollici insieme. Un'altra cosa che dobbiamo guardare è il tempo. Il tempo di questo brano è 4 quarti. La cosa importante è che dobbiamo contare fino a 4 per ciascuna battuta, cioè contare fino a 4 di continuo, 1, 2, 3, 4 e così via. Quando guardo le note, devo anche controllare se sono nere, se sono bianche, se hanno la gamba oppure no, perché le note nere conteranno solo uno dei miei 4 numeri. Le note bianche con la gamba ne conteranno 2 e la nota bianca senza la gamba ne conterà 4. Faccio un esempio. Suonando il primo rigo, conto ad alta voce. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Io ho contato sempre alla stessa velocità, senza accelerare e senza rallentare, dall'inizio alla fine. Quando la nota era nera, la facevo durare per un numero soltanto. Se la nota era bianca, dovevo vedere se aveva la gamba oppure no per far contare la nota 2 oppure 4. Il secondo rigo è esattamente uguale al primo. A questo punto suono tutto il brano, quindi i 2 righi. Con il primo rigo io conterò ad alta voce. Con il secondo conterò nella mia mente, ma la velocità di questi 2 righi sarà comunque uguale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.